Siamo con Giuseppe Culicchia qua al Salone del Libro. Il 1 aprile è uscito il suo nuovo libro, Essere Nanni Moretti. Come ti sembra questo inizio? Ma direi meraviglioso. Non c'è mai stata così tanta affluenza di pubblico il giovedì mattina, quindi siamo partiti con il piede giusto, come si dice. Torino sta dando una grande risposta a chi dava il Salone per morto pochi mesi fa. Invece delle solite classifiche dei lettori, fare una classifica degli scrittori, e cioè farti 3 domande sui tuoi 3 libri preferiti, cominciando il libro di quando avevi 20 anni. Ma il libro di quando avevo 20 anni, beh, erano i 49 racconti di Hemingway, perché all'epoca stavo cercando di imparare a scrivere e prendevo come modello proprio alcuni di quei racconti, in particolare colline come Elefanti Bianchi, Un posto pulito illuminato bene, Breve la vita felice di Francis Macomber. Quei racconti hanno segnato i miei 20 anni. E il libro della vita? Il libro della vita è una domanda molto molto impegnativa, direi forse Fame di Knut Hamsun, premio Nobel per la letteratura norvegese. È un romanzo visionario, bellissimo, in cui quest'autore ha anticipato tanti temi della letteratura del Novecento, anche se è stato scritto alla fine dell'Ottocento. Qual è il tuo libro del 2017? Di Brian Turner, pubblicato da NN Editore, La mia vita è un paese straniero. Brian Turner è un ex militare americano che racconta le sue esperienze in Jugoslavia, in Iraq, e lo fa con un linguaggio incredibile. Io ho ritrovato in quel libro davvero la capacità di raccontare un tema come la guerra, che è molto difficile raccontare, con una grandissima efficacia, grande onestà. Un libro che consiglio a tutti. Grazie mille e buon salone e in bocca al lupo. Viva il lupo!